Accesso vietato a tutti i mezzi privati, resteranno gli stalli per gli autobus e un anello periferico all'area dei lavori per la circolazione dei mezzi pubblici. È stato consegnato il cantiere del Terminal Memmo a Lanciano dalla Tua SPA alla ditta Molisana Acqua Viva, che realizzerà la riqualificazione dell'infrastruttura a servizio del trasporto pubblico locale. L'area di cantiere è delimitata con ordinanza del settore urbanistica del comune e sopralluogo con il dirigente e il sindaco Mario Pupillo. Si comincia dall'edificio che diventerà biglietteria, bar, ufficio e servizi per poi ridisegnare completamente la disposizione degli stalli per i bus. Sì, gli autobus entreranno da via del Torrione e avranno gli stalli dove adesso ci sono ovviamente i parcheggi per le auto. E usciranno esclusivamente verso la rotonda di Ferro di Cavallo, questo per dare al cantiere quella sicurezza e quella capacità di poter permettere ai bus di parcheggiare nel centro della città ancora su questo termine. È un'opera finalmente che parte dopo 10 anni di contenziosi, abbiamo anche riverificato il progetto, abbiamo fatto alcune variazioni che sono sicuramente importanti, come i servizi igienici che erano pochi rispetto a quello che sicuramente l'utenza di cui avrà bisogno, e soprattutto sono contento perché finalmente insieme a tu, e quindi ringrazio la Regione Abruzzo che ha destinato con il master plan 500.000 euro, la Giunta d'Alfonso, ma ringrazio anche la Giunta Marsilio che ha finalmente permesso l'apertura del cantiere e oggi siamo qui per iniziare i lavori. E sono sicuro che entro 6 mesi potremo riconsegnare alla città un servizio di accoglienza per questa città che ha vinto il campiello, quindi adesso ci sarà e quindi ringrazieremo, approfitto, Remo Rapino, e quindi una città che avrà sicuramente un aumento delle presenze, quindi un'accoglienza di questo genere, permettetemi questa divagazione, ma la mia gioia oggi è duplice per questo cantiere che si apre per il premio di Remo. E quindi pensiamo di dare in primavera questa struttura che sarà ovviamente adeguata alle esigenze di una città che punta sul turismo e sui servizi. Resta da vedere se alla riapertura delle scuole prevista in Abruzzo per il 24 settembre l'area riservata ai mezzi pubblici sarà sufficiente a garantire spazio per tutti i 50 autobus che giornalmente vi accedono.